Bitcoin, allora, candelone impressionante, veramente ragazzi, pauroso e di nuovo guardate come sta succedendo nuovamente una cosa che abbiamo già visto in passato. Mercato azionario che mostra i muscoli, Bitcoin che mostra i muscoli. E quindi questa correlazione che ragazzi secondo me è assolutamente randomica in questo momento e non vi aspettate che possa durare per sempre, però adesso c'è, ne dobbiamo prendere atto. Che cosa ha fatto di importante Bitcoin? La candela di ieri è andata a rompere questa struttura che vi avevo segnato io a 14.000 punti dollari, siamo a 14.891. Ragazzi, guardate, vi faccio vedere. Vado sul settimanale. Guardate un po', per vedere questi prezzi bisogna tornare indietro a gennaio del 2018. Gennaio del 2018. Applausi per Bitcoin, assolutamente applausi per Bitcoin. Incredibile, c'è sempre in un senso o in un altro, Bitcoin ci ha sempre abituato a grandi movimenti, a volte purtroppo al ribasso, facendoci un po' soffrire e a volte queste strappate al rialzo. E vi ricordo che su Bitcoin in particolare avevamo un'operazione aperta con la trading room e avevamo già chiuso due terzi della posizione, non so se ve lo ricordate, fatemi tornare qua sul giornaliero. E avevo lasciato andare un terzo dell'ultima posizione e avevo detto vediamo che come si comporterà all'interno di questo canale. Se romperà verso l'alto lascerò andare, se rompe verso il basso chiudo e mi porto a casa anche l'ultima parte di profitto. Bene, siamo andati sui 15.000 e adesso ragazzi bisogna veramente adesso cioè secondo me è pensabile di vedere Bitcoin poter tornare in prossimità dei 20.000. Non so dirvi in quanto tempo, non so dirvi con quanti scossoni, anche perché ricordatevi una cosa, ragazzi, il prezzo non può sempre salire e qua Bitcoin sta salendo praticamente senza mai ritracciare da, guardate, ve lo dico da quando, dall'8 ottobre. È un mese che fa solo delle lateralizzazioni. Vedete, non ha mai ritracciato, guardate. Questo non è un ritracciamento, è una lateralizzazione. Questo non è un ritracciamento, è una lateralizzazione. Quindi a un certo punto, se tiro Fibonacci per andare a vedere dov'è che potrebbe ritracciare, guardate qua il livello 38,2 e 61,8 dove casca. Lo vedete? A un certo punto dovrà ritracciare. Ieri uno di voi mi chiedeva, Marco, ma secondo te rivedremo Bitcoin sui 3.000 dollari? E quello che gli ho detto è, credo che sarà molto difficile, niente è impossibile, soprattutto sul mercato di Bitcoin, ma sarà molto difficile rivedere Bitcoin a quei valori, me lo auguro perché così continuo a comprarne ancora di più. E vi avevo detto qui ai 10.000, attenzione ragazzi che questa potrebbe essere l'ultima volta che vediamo Bitcoin sui 10.000 dollari. Vedremo ragazzi se sarà così. Per ora la price action, guardate, ve la faccio vedere bene la price action, perché ragazzi in realtà qui è da marzo che ha cominciato impulso rialzista, poi lateralizzazione, impulso rialzista e qui c'è stato un ritracciamento, mentre qui non c'è stato da maggio fino a luglio, non c'è stato un ritracciamento, qui abbiamo avuto un ritracciamento, però poi la nuova esplosione. Volevo andare a vedere, andiamo a vedere Ethereum che cosa fa, ETHUSD, che ho scritto male, ETHUSD. Eccolo qui, Ethereum, vedete, ve lo dicevo proprio ieri, ha questa enorme difficoltà che incontra ogni volta sui 400 dollari e anche la candela di oggi, mentre Bitcoin esplode, guardate, Ethereum fa una candelina praticamente minuscola, immobile, ferma, è una doji. Veramente ha grandi difficoltà, staremo a vedere. Io l'aspetto al varco. Del resto, Ethereum nel portafoglio che abbiamo costruito con gli studenti nel corso delle criptovalute ce l'abbiamo nel portafoglio e quindi siamo contenti quando va verso l'alto. Qui c'è questo triangolo simmetrico che vi avevo ieri fatto vedere. Sarebbe bellissima, tra l'altro, come figura di analisi tecnica dal punto di vista geometrica. Questo è proprio il momento. È il momento proprio della rottura perfetta di un triangolo simmetrico, cioè a due terzi dalla creazione. Sapete che i triangoli non devono essere rotti alla fine, ma devono essere rotti a circa due terzi della loro lunghezza. Quindi siamo arrivati proprio
proprio al momento giusto. Speriamo di vederla questa rottura. Allora ragazzi, che ne dite se vediamo che ore sono? Che ora abbiamo fatto? Le 2:05. Bene, c'è tempo per qualche domanda, poi oggi voglio anche rispondere ad una domanda qui che mi hanno fatto su WhatsApp. Non vi preoccupate, tra poco vi darò un numero pubblico a cui potermi mandare le domande, così creiamo anche interazione, che credo sarà molto positivo. Allora, Marco, Lorenzo mi dice: Marco, non c'è troppo entusiasmo sui mercati, non è un campanello di allarme? E sì, c'è tanto entusiasmo, però una cosa, Lorenzo, se ieri, mi pare che ieri c'eri in diretta e l'hai seguita, ho fatto vedere un grafico sui dumb money ti ho fatto vedere un grafico in cui i dumb money hanno ancora un livello di ottimismo medio-alto. Una cosa che il grafico dell'ottimismo dei dumb money, quindi dei soldi stupidi, non gli smart money, è un'indicazione contraria. I mercati non tendono a crashare, a crollare o a flettere fin tanto che l'ottimismo non è alle stelle. E ci sono ancora spazi di crescita da questo punto di vista, perché era circa, mi sembra, l'abbiamo visto ieri, il dato circa il 60%, quindi può ancora crescere l'ottimismo. Allora lì, quando arriveremo all'80, 90, 100% come livello di ottimismo dei dumb money, allora lì mi aspetterei una flessione. Poi ovviamente, Lorenzo, i mercati possono sempre fare quello che vogliono, ce lo diciamo in continuazione, noi possiamo solo cercare di individuare e intercettare i movimenti. Come ti ho detto prima, queste candele degli ultimi 3 giorni mi spaventano molto, quindi andiamoci molto con i piedi di piombo. Allora, Elia mi chiede: pensi che le altcoin seguiranno ancora Bitcoin nella salita? Elia, non ho la più pallida idea. Quello che ci stanno facendo vedere in questo momento è che non lo stanno seguendo. Ecco perché io sto investendo da tempo solo su Bitcoin. Se Bitcoin è il cane della slitta che traina tutti gli altri, perché metter soldi sugli altri che stanno dietro e si muovono o non si muovono o si muovono meno? In questo periodo storico, secondo me, Bitcoin è il cavallo di razza, punto. Poi quando lo seguiranno le altcoin, non lo so, anche perché è un mercato così volatile e strano, ok?